L'altra volta, prima della trasferta a Reggio Emilia, hai detto due partite ravvicinate, quindi cambierò qualcosa, mini turnover, chiamiamolo così, ma nemmeno si può chiamare mini turnover, almeno forse un paio di elementi al massimo. Ecco, mantieni la promessa e poi come vedi questa partita, insomma? Allora, se abbiamo qualche chance. Allora, scelte difficili nel modulo e negli interpreti. Perché? Nel modulo perché mi sono visto, penso, in questi giorni 10 partite del Napoli, mi sono visti tutti i gol che hanno subito, tutti i gol pochi, tutti i gol che hanno fatto tanti e tutti contro squadre, contro diversi moduli. Hanno fatto 4 gol al Milan, il Milan giocava in casa propria con il 4-3, e in Europa League hanno fatto 5 gol a tutti quanti e diverse squadre hanno giocato con il 4-2-3-1, e hanno battuto squadre giocando contro un 5-3-2, e con la Lazio in casa e hanno vinto 5-0 la Lazio giocando nel 4-3, e quindi è una, al di là, non ci andiamo a fossilizzare tanto sul modulo, perché comunque sappiamo benissimo che tutti i moduli hanno dei vantaggi e degli svantaggi e tutto dipende da come poi interpreti o la partita o l'atteggiamento di certi elementi. E si può fare un 4-4-2 molto offensivo, si può fare un 4-4-2 molto difensivo, puoi fare un 4-3 offensivo lasciando tre attaccanti alti, puoi fare un 4-5-1 difensivo facendo rientrare molto gli esterni. Il Torino ci ha giocato 5-3-2 e per i primi 60-65 minuti c'è stata solo una squadra in campo, la Roma che ha grandissimi elementi, hanno pareggiato 0-0 ma sono stati presi a pallonate. Quindi discorso modulo è una scelta difficile. Sicuramente la scelta del modulo dipende molto anche dalle caratteristiche di alcuni giocatori. Scelta difficile al di là del modulo sulla scelta dei giocatori, perché veniamo da una buona prestazione e perché tutti si allenano veramente bene. Voi purtroppo non avete la possibilità, ma io sto tutti i giorni con i ragazzi e tutti veramente meriterebbero di giocare, chi per un motivo, chi per un altro. Discorso di caratteristiche, quindi le scelte che vado a fare, al di là del modulo che già l'ha deciso, al di là dei giocatori che già l'ha deciso, sono pensando di fare logicamente la scelta giusta su certi interpreti, su certi che non giocheranno e magari hanno giocato con il Sassuolo, hanno fatto una buona gara. Non è una scelta tecnica, ma una scelta magari di condizione, ok? Perché comunque giocando due giorni fa c'è il rischio che qualcuno che ha dato molto non abbia recuperato. E quindi veramente mai come in questa volta io e il mio staff abbiamo avuto, diciamo, dei dubbi nelle scelte. E questo nasce dal fatto che il Napoli, come dicevo prima, è una squadra che contro chiunque, levando le prime tre giornate di campionato dove ancora stavano giocando con il 4-3-1-2 e hanno perso col Sassuolo, pareggiato in casa con la Sampdoria e hanno fatto poi un pareggio a Empoli, da lì in poi c'è stato tutte vittorie e due pareggi con il Carpi casuale e con la Roma e l'unica sconfitta con il Bologna, che ha trovato la giornata di grazia e ha trovato un Napoli dove nel primo quarto d'ora, prima del gol del Bologna, se andava in vantaggio di due gol non aveva rubato niente, e il Bologna ha fatto quella partita da palla a loro, un 4-3-3, con palla al Napoli si metteva con un 4-2-3-1, alzavano il centrocampista basso di Avarà che andava a prendere Jorginho. Se si gioca con il 4-3 lasciamo molto libero il centrocampista basso, loro che giocano nel 4-3
E avendo un ottimo piede, avendo davanti loro giocatori come Hamsik che si inserisce, Allan che si inserisce, e Insigne che sull'uno contro uno è fortissimo, Higuain che non dà riferimenti né in contro né in profondità, Caleion che è velocissimo, attacca la profondità, si potrebbe andare in difficoltà. E, giocando con il 4-2-3-1, potresti andare un po' in difficoltà sul fatto che non hai un centrocampista basso davanti alla difesa che ti possa fare filtro. E, se giochi con il 4-3-1-2, può essere che copri Jorginho le impostazioni, ma i due terzini loro sono due ali. E vuol dire, secondo me, abbassarsi e chiudersi e concedere loro campo. Ripeto, dobbiamo essere bravi al di là del modulo che non lo diciamo non per tenervi nascoste a voi, ma per un discorso di non far magari di non dare vantaggi a loro, a patto e ammesso che ce ne siano a dare la formazione e il modulo. Ed è una squadra a Napoli che gioca con personalità, che ha giocatori di qualità in tutti i reparti, è la seconda miglior difesa, è il secondo miglior attacco, è la squadra che conquista palla in meno tempo possibile nella metà campo avversaria, è la squadra che fa, penso insieme alla Fiorentina, più possesso di palla, è la squadra che ha tirato più in porta, è la squadra che ha crossato di più. Dati alla mano, statistiche alla mano, è una partita molto difficile. E quindi servirà, al di là del modulo, al di là degli interpreti, il raddoppiare le forze, triplicare le energie, oltre a raddoppi e triplicare le marcature. E servirà aumentare ancora di più la concentrazione, perché al minimo errore vieni pulito perché hanno giocatori di grande qualità. Una squadra che gioca a memoria, l'allenatore è bravissimo, sta facendo veramente grandi cose in campionato e in Europa League. E quello che dico è che il messaggio che ho dato ai ragazzi è che nulla è impossibile, nel senso che può capitare che riusciamo con la determinazione, con la voglia a essere compatti, a non concedere tanto a loro e dobbiamo cercare di limitare, come abbiamo fatto in parte a Sassuolo, le loro qualità. E quindi il loro palleggio è normale che ci sarà e dobbiamo cercare di essere, quando capiterà davanti alla difesa, di essere molto uniti, molto compatti e concedergli poca profondità perché hanno velocità. Quindi magari questo comporta concedere qualche tiro da fuori. Quindi dobbiamo essere attenti e cercare di sfruttare quelle poche palle che ci capiteranno in velocità, che sia da bassi, che sia da alti. Dovremmo essere bravi a capitalizzare al massimo, insomma, quelle poche occasioni che ci capiteranno. Prima stavo dicendo di Kragl, non se era destra o no, la domanda era: Kragl può giocare anche da esterno basso a sinistra una difesa a 4? È la prima domanda. Sì, ha E caratteristiche che lo può può giocare fare. anche Sì, da, sì, sì. quindi non è detto che il sostituto di Gioca a Pavlovic, Crivello, quello lo dico. questo lo puoi Sì, dire. sì. Per quanto riguarda il modulo non ne parli, però hai detto che sicuramente varrà l'atteggiamento. Allora l'intenzione è, sia in caso di 4-3-3, sia in caso di 4-4-2, gli esterni di centrocampo, di giocare con giocatori dal punto di vista della qualità più offensivi o in grado più di difendere? Valutazione, se partirò con due attaccanti più offensivi vuol dire che partiremo più forti come atteggiamento, è normale che ti dà più in fase offensiva, ti toglie in fase difensiva, se partiremo con due esterni più difensivi si può andare avanti così e vedere poi se serve rimediare diciamo, con attaccanti più offensivi, insomma. In base ai due esterni o uno dei due che utilizzerò capirete se vorremmo partire offensivi o vorremmo partire difensivi, nel caso in cui giocassimo con il 4-2-3-1. Qualità del Napoli e i risultati positivi che ha fatto il Napoli, chiaramente c'è il rischio che ci si possa anche un po' demoralizzare, perché è chiaro che stiamo parlando di una squadra top. Però necessariamente dobbiamo fare il ragionamento contrario e andare a vedere, in epoca più o meno recente, i loro passi falsi, cioè le partite nelle quali non hanno dato il massimo, no? Quindi quella col Carpi e soprattutto quella col Bologna, che è ancora più recente. Io, senza addentrarmi in cose tattiche che sono
il tuo pane, delle quali io sicuramente sono molto, molto meno cognizione rispetto a te, no? Però mi è sembrato, perché l'ho vista tutte e due queste partite, soprattutto quella col Bologna l'ho vista tutta, che loro abbiano avuto difficoltà proprio perché Bologna ha rischiato pure un po' con pressing alto, andava proprio, l'ha proprio sfiatato, usiamo questo termine poco, poco ortodosso, no? E quindi loro si sono trovati proprio in difficoltà sul piano del ritmo. Ne deriva che probabilmente dovremo fare noi una partita sicuramente eccellente dal punto di vista della corsa, cioè dovremo proprio cercare di non farli respirare, di non fargli trovare gli spazi, eccetera. La squadra adesso, secondo te, è pronta dal punto di vista fisico a fornire una super prestazione dal punto di vista della corsa, senza analizzare poi tutti gli altri aspetti? È una partita che bisognerà correre ancora di più, perché saltano spesso l'uomo, quindi saremo spesso costretti a uscire con un altro giocatore, e perché fanno girare, se chiudi bene i spazi comunque non ti fai saltare nell'uno contro uno, comunque la creano la superiorità numerica con i meccanismi di gioco che hanno, fanno girare la palla in maniera molto rapida sia con i quattro difensori che con i tre centrocampisti, e lo stesso discorso vale per gli attaccanti. E diamo tutto dal primo al sessantesimo, al settantesimo, all'ottantesimo, poi abbiamo, quando vedrò qualche giocatore stremato, lo andremo a cambiare, sì. A posto? Io non ho sentito all'inizio, chiedo scusa per i tre minuti di ritardo, e la formazione ovviamente non l'hai data, questo vabbè è tranquillo, ma dei giocatori, ad esempio Toneb e Ayedi, che hanno disputato un'ottima partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia, pensi che di confermarli, almeno questo ce lo puoi dire? Non lo dico, però faccio un discorso un po' più vago e dico che Toneb ha fatto una bellissima partita, e come l'aveva fatta secondo me in casa con il Milan, e se gioca dall'inizio è perché vogliamo partire, diciamo, un po' più offensivi al di là del modulo, e se non parte dall'inizio è perché ha giocato tre giorni fa e perché magari vogliamo partire un po' meno offensivi. Discorso Ayeti, se rigioca o con Diakité o con Bertoncini o con Blanchard o con Russo, è perché comunque ha fatto un'ottima partita. Se non gioca dall'inizio è perché questo ragazzo non giocava da tanto tempo e può essere che dopo tre giorni ancora non abbia recuperato. Quindi sì, io la scelta le ho già decise, oggi voglio anche parlare un po' e sentire quelli soprattutto che hanno giocato due giorni fa, che se si sentono, perché c'è massima comunque trasparenza tra noi, tra dello staff e la squadra, se si sentono, se li vediamo un po' che ancora non hanno recuperato, abbiamo tutte le carte in regola per fare cambi, insomma, quindi okay, dobbiamo... Non se te la senti di giocare, no, vedere noi nella rifinitura che faremo oggi e poi andare a parlare magari col ragazzo, vedere perché ci può stare chi ha dato di più, chi ha corso un po' di meno, chi ha recuperato prima, chi ancora non ha recuperato. Comunque, certo, comunque qualche cambio, nonostante l'ottima prestazione, al di là del modulo ci sarà. Perché comunque chi gioca al posto di quegli altri che hanno già giocato, quindi non è una bocciatura come ho detto prima, però serve anche energie fresche, quindi non andremo a fare 10 cambi, non andremo a fare certo, sì, l'avevo già detto già prima della gara, al di là di come poteva andare il risultato di Sassuolo. Qualche 3-4 elementi li cambieremo, sì. No, 7 sostituzioni non ci saranno, 3-4 elementi, 3-4 cambi li faremo, sì. No, la dico io, ma il solito discorso della diva dei tifosi, ecco, e quanto ci tiene Stellone a una partita del genere? Tu sei un ex, Bernardo. Allora, sì, sono un ex e sono logicamente rimasto legatissimo al Napoli e a Napoli come città. Io ho giocato 4 anni a Napoli, dal 99 al 2003, ho passato 4 anni bellissimi, ricchi di emozioni, di soddisfazioni, come la promozione, di sofferenze, come gli infortuni che ho subito a Napoli,
e sono rimasto molto, molto legato comunque all'ambiente, perché Napoli è una piazza che, oltre a una città bellissima, è una piazza che ti dà tanto, mi ha migliorato molto come uomo e come giocatore, quindi sono rimasto molto, molto legato. E per quanto riguarda i nostri tifosi, sono stati fantastici fino ad ora, sono venuti in tantissime a Reggio Emilia e siamo stati felicissimi di avergli regalato una piccola gioia, e domani ce la metteremo tutta soprattutto per loro, per cercare di regalargli, insomma, un'altra ancora più importante. È una domanda stupida, però devo farla. Incidono, se sì, in che misura, le chiacchiere inerenti al mercato in questi giorni? Ma abbiamo parlato sia noi dello staff che la società con i giocatori, quindi siamo stati chiari. È un mese particolare, è un mese dove si dicono anche tante cose non vere, quindi chissà chi ha fatto richiesta di voler andare via, e lo sa già perché ha parlato, per dire, con la società. E se c'è qualche richiesta di qualche giocatore nostro, la società comunica ai giocatori per decidere poi il da farsi. Siamo professionisti nel momento in cui, comunque, al di là di qualche voce che o di qualche giornale o qualche notizia che esce, quando si scende in campo non si pensa, si pensa solo ed esclusivamente, insomma, a cercare di fare il bene prima per se stessi e poi per la squadra, quindi non penso che ci siano distrazioni di nessun tipo. Questa è solo una considerazione. Credi alle sinergie di mercato? Cioè quello che sta succedendo a Roma, chiaramente con tanti giocatori che potrebbero arrivare, che sono arrivati, con extracomunitari che potrebbero arrivare, quello che la Juventus sta facendo con tanti giovani italiani, e che in un modo o nell'altro può interessare le piccole, tra virgolette, no? Perché comunque per un giocatore, è inutile che ci giriamo attorno alla trotta, essere preso da una big e poi andare a giocare in una piccola potrebbe tornare utile. Ci credi a questi sinergie? No, ma io penso che non penso alle altre squadre che non so quello che mercato andranno a fare. Io penso al Frosinone e penso che, come ha detto il presidente e il nostro direttore, non andremo a stravolgere niente. Insomma, la squadra è ben formata, è un gruppo ben unito, si è cercato dall'inizio dell'anno di confermare certi giocatori, e ci eravamo fatti una domanda, quella di questi giocatori che non hanno mai giocato in Serie A, punto interrogativo, la potranno fare? Sì, vuol dire che li abbiamo riconfermati, e penso che tutti hanno dimostrato di poterla fare. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, c'è stato chi ha giocato un po' di più, c'è stato chi ha giocato un po' di meno, ma questo è normale in tutte le squadre, e la società è stata chiarissima. Chi non è contento di rimanere a Frosinone, nessuno farà carte false, insomma, per trattenerlo. Stesso discorso vale per chi dovesse arrivare, insomma. Un'altra, Maria? L'ultima, no, perché ha fatto un passaggio prima che non mi ha... Non t'ha convinto? Non mi ha convinto, mi sono un po' così perplesso. E tu hai detto che farai delle scelte a seconda della condizione, giustamente, e a seconda della tattica, sì, che vorrai attuare durante, sì, la partita. Però prima hai detto, invece avevi fatto un'affermazione decisa, cioè hai detto che domani bisognerà correre di più, molto di più rispetto all'altra volta, e inizieremo e per 60 minuti correremo. Poi, no, ho detto che un giocatore dal primo a fino a quando ce la fa dovrà correre, sia che sei offensivo che sei difensivo. Bisogna è una partita che bisognerà, diciamo, correre molto. Diciamo, quando, la tattica, non hai deciso, perché tu puoi correre molto anche per andare indietro, puoi correre molto anche per andare in avanti. Quindi quello che dico io è, al di là degli 11 che scendono in campo, domani servirà corsa. Sì. Ok? Quando mi accorgo che qualche giocatore non ce la farà più perché bisognerà correre più del previsto, andrò lì a intervenire con dei cambi. Dico quello. Per farla breve, se sull'acceleratore, no. No, bisognerà partire, non c'è da aspettare. Sia per andarli a prendere che, sì, per tornare indietro, non c'è, è una partita che c'è da correre, perché per come si muovono loro, con i terzini che spingono, con le mezzali che si inseriscono, con le mezzali che aprono, con gli esterni che tagliano, è una partita che al di là del modulo bisognerà correre.
bisognava correre. Quindi le scelte che qualche giocatore che ha fatto magari bene a Sassuolo e non giocherà è perché magari può averne un po' di meno a livello di energie rispetto a un altro, e qualche altra scelta è perché magari si vuole partire o più offensivo o si vuole partire più difensivo, insomma. Va bene? Sì, grazie.